Il cessate il fuoco è durato poco in Ucraina dopo l'apertura dei corridoi umanitari da varie città. Fonti ucraine hanno accusato Mosca di aver violato la tregua con attacchi su Mariupol e Sumy. Zelensky ha aperto alla possibilità di trovare un compromesso su Donbass e Crimea, ma non alla capitolazione. L'Unione Europea sta mettendo a punto nuove sanzioni nei confronti di Russia e Bielorussia, misure destinate ad allungare la lista degli oligarchi e la sospensione di alcune banche bielorusse dal sistema di pagamenti SWIFT, ma per il momento non riguarderanno il settore energetico. Gli Stati Uniti, così come il Regno Unito, vieteranno l'import di petrolio e gas russi, a confermarlo il presidente Joe Biden, che auspica l'indipendenza della Russia insieme agli amici europei. Oggi massicciamente dobbiamo investire nelle rinnovabili, non domani, non dopodomani. E questo è il nostro presente, e questo deve essere il nostro futuro, ancor più il nostro futuro. Possiamo ovviamente nel frattempo diversificare gli approvvigionamenti. Ci sono dei paesi amici che ci hanno dato già la solidarietà per renderci indipendenti dal gas russo e per costruire un percorso tutti insieme che ci consentirà di tenere sotto controllo questo caro bollette. Serve una risposta in questo caso molto forte da parte in particolare dell'Unione Europea per, diciamo così, sostenere le nazioni che saranno più colpite dalle sanzioni e per sostenerle non con ulteriori debiti, perché noi non ci possiamo caricare altri debiti, per sostenerle con fondi, con risorse a fondo perduto. Matteo Salvini viene contestato al suo arrivo dal sindaco di Prezmil, che ha prima ringraziato l'Italia per gli aiuti umanitari e poi ha mostrato una maglietta con il volto di Putin. Rivolgendosi a Salvini ha detto: "Io non la ricevo, venga con me al confine a condannarlo. Sono qua per la pace", ha risposto il leader del Carroccio. "Condanno la guerra, condanno le bombe."